Luigi Squarzina a Luciano Salce, estate 1940. Caro Luciano, il brano che mi hai inviato alla maniera di De Pisis mi dice assai poco, però ammetto che è proprio scritto come De Pisis dipinge. Una mia ulteriore evoluzione annienta per sempre il valore del famoso articolo programma. Ivi, infatti, attaccavo la critica, sostenendo che essa si era presa troppa importanza e strangolava la poesia. Mentre invece ora sono convintissimo della necessità di una grande critica, magari non come la si fa adesso, ma orientata nella stessa direzione, capito? Ho scoperto, infatti, che il più grande portato delle estetiche moderne è l'immediatezza, la natività della lirica, cioè l'esprimere la poesia come viene non dalla coscienza ma dal subconscio. Ogni partecipazione della coscienza nelle forme dell'articolazione logica e sintattica che danno la chiarezza costituisce la percentuale di errore nell'atto poetico. Ci vuole della poesia, non della prosa. Ed io sono giunto a questa grande distinzione. Prosa uguale arte del pensiero sottoposto alle categorie. Poesia uguale pensiero nascente a categoriale. Ma è ancora confuso. Te lo spiegherò meglio poi. Qua mi diverto con donne e concludo perciò poco. Eccoti in ogni modo le mie ultime idee. A. Il romanzo istantaneo. Calma, non digrignare i denti al ritmo di blues, perché non si tratta affatto, come potresti credere, di robe del genere marinettiano. Abbasso i romanzi, lampo, mitragliatrice, sintetici al sets. Eccotene la trama istantanea. Un uomo, credo di 30 anni, è sdraiato al sole, sulla spiaggia verso le 12:30, ora in cui si sta papali, diavolo d'un uomo. Pensa, ti sei mai accorto, vedi psicanalisi e un po' surrealismo, che un tuo pensiero cosciente è il risultato di un titanico lavorio inconscio? Che in ogni parola che ti viene in mente è condensato tutto il tuo passato. Tu, vedi Bergson, duri e la memoria di ogni tuo atto t'accompagna. Il tuo passato ti crea ogni momento. Quando guardi, mettiamo, due alberi e su di essi punti la tua attenzione, i tuoi sensi mandano alla tua coscienza la percezione di due alberi più un indeterminato sfondo. Ma tutto ciò che vi è in questo sfondo, i tuoi sensi lo percepiscono bene e lo accumulano nell'inconscio. Di modo che ciò che tu sei adesso è per l'1% frutto della tua storia cosciente e per il 99% frutto della tua storia incosciente, in cui entrano istinti, atavismi, eccetera. Ebbene, il mio personaggio, Matteo Riordi naturalmente, pensa a ciò che gli è successo, mettiamo il giorno prima, ed io questo lo faccio venire fuori come frutto di tutta la sua storia interiore, principalmente inconscia. In tutti i suoi pensieri, in tutto, i suoi pensieri occuperanno sì e no 10 righe, romanzo istantaneo, un pensiero solo, e ci saranno 300 o 400 pagine di lavorio inconscio recuperato. Uno, con i mezzi della psicologia psicanalitica, e due, specialmente, in una registrazione dei miei automatismi inconsci. Che te ne pare? Te lo spiegherò meglio poi. Ti bacio follemente, Luigi. Luciano Salce a Luigi Squarzina, estate 1940. Caro Luigi, rispondo in ordine alla tua. Sulla tua nuova teoria, la poesia sarebbe pensiero allo stato nascente. Il tuo stesso modo di esporre la cosa me ne ha suggerito la critica. L'ossigeno allo stato nascente non ci può stare, ma si deve combinare subito con qualche altra diavoleria. Così il pensiero si deve combinare con C2, coscienza e in fondo forma, e darà PC2.
se no si ridurrà la poesia ad automatismo psichico. Ricordiamo il fallimento del surrealismo, ottime basi teoriche e appunto perciò impossibilità di realizzazione. Errore forse, ma necessità altresì la partecipazione cosciente. Ricordi le nostre discussioni su forma e contenuto in cui giungemmo a stabilire, se non altro, l'inscindibilità delle due cose? Come esprimere il movimento poetico se non coscientemente? Come recuperare la chiave dell'esigenza poetica senza l'aiuto della coscienza? E come impedire l'unilateralità dell'arte, cioè valida solo per l'arte se non con la C di coscienza? Ecco. Dopo averti seppellito con questa valanga di interrogativi, che tu rimuoverai agilmente dicendo che non ho capito un baffo, passiamo al romanzo, il quale è al postutto un'idea massima, SHBC, se ho ben capito. Formula necessaria nelle nostre rarefatte profondità. Quindi, se ho ben capito, in ogni parola v'è tutto il nostro passato, cioè tutta la nostra storia, e perché non anche l'esperienza altrui, che forma la parola, il pensiero artistico, e ancora, arricchita di A in continua dialettica, produrrà B e C. Beh, in sostanza è la stessa cosa che quel povero Settanni diceva di Joyce, il ruir inconscio dei secoli. E come è capitato a lui e agli altri, capiterà anche a te, benché dubito che riuscirai a scrivere 300-400 pagine a base di automatismi, sogni e lapsus. Ottima teoria, pratica impossibile. Inoltre, va bene, percepisco due alberi e uno sfondo indeterminato, ma mettiamo, ricordando, io rivedrò i due alberi con quello sfondo, cioè come mi sono apparsi. Ci vorrà uno sforzo perché io mi liberi dello sfondo, perché riesca a vedere gli alberi senza sfondo. Cioè, lo sfondo, benché confuso, è passibile di ricordo. Ritornerà senza particolari, ritornerà nell'insieme come idea di una cosa confusa, ma ritornerà. Resta dunque a vedere se gran parte di questo inconscio non sia coscienza inconscia. Credo capirai il calamburro. Se l'inconscio possiamo, con metodi più o meno freudiani, svagarlo e porlo come tale, vuol dire che è una dimenticata categoria della nostra coscienza che possiamo ricordare. Eccoti elegantemente e dialetticamente fregato. Che poi tu non ne sia persuaso è un altro conto, dato che non lo sono neppure io. Idea. Aboliamolo scrivere, se vogliamo avere una buona nuova critica. Noi, chiacchierando, scrivendo lettere, possiamo chiaramente spiegarci e andare avanti, ma scrivendo saggi siamo istintivi e necessariamente portati a cambiare ed elevare stile a pregiudizio della chiarezza. Questo rovina la nostra ascesa, perché finché siamo tra noi ci capiamo, ma se un giorno dovremo comunicare alle masse il nuovo verbo, nessuno capirà una fava. Quindi si rende necessariamente, si ricade necessariamente nel cenacolo o nell'epistolario. Cercheremo la soluzione che vedrà tra questi due poli: o abolire la scrittura, cosa improbabile, o cambiare stile alla critica. Ciò formerà l'argomento di un ghiotto studio che porremo tra quelli che non scriverò mai. Baciotti. Luciano Salci a Luigi Squarcina, Roma, 21 dicembre 1945. Caro Luigi, dalla tua ultima fiorentina su Freud e da altre precedenti deduco e posso valutare la tua crisi assolutamente estesa e pericolosa. Abbiamo facilmente ironizzato sulle tue precedenti quando parlavi di Canal Grande e di Brunelleschi. Facile ironia, del resto, della quale non c'è che da chiedere venia. Ma tutto allora veniva porto col sorriso e col sorriso si poteva ricambiare. Oggi no, la tua ultima è decisamente seria, dogmatica e intransigente nelle sue incertezze e ferma nelle sue ancora inattuate conclusioni. Tu stai cambiando, Luigi, evidentemente. Radicalmente le tue esigenze vanno alterandosi, il tuo gusto si evolve e devia, i tuoi convincimenti di ieri si indeboliscono, cedono il posto a nuovi, ad altre attenzioni, altri scopi, altri interessi nei quali, devo confessartelo, non mi sento di seguirti.
Voglio essere sincero in questa mia, sincero come raramente lo sono, perché la mia indole, evidentemente eclettica e superficiale, mi porta più spesso ad appagarmi dell'apparenza in confronto alla sostanza, della scorza lucida più che del succo aspro, del circo e dei tamburi, ecco, più che dei volumi la terza. Difficile a dirsi, credimi, ma inequivocabile. Noi, io, te e alcuni altri prodi, formiamo da alcuni anni un gruppo, o se non vogliamo servirci di parole fruste, un movimento, una compagine con alcune idee ben precise, con alcuni interessi bene delimitati e nel complesso limitati. Noi ci siamo sempre e senza sofferenze occupati esclusivamente di noi stessi, né per egoismo né per superbia, solo perché pensavamo che vi fossero ancora abbastanza zone di mistero, abbastanza sfere di conoscenza in noi stessi prima di occuparci degli altri. Ci parve nostro compito esaurire anzitutto la nozione ed essere ben padroni delle chiavi di noi stessi prima di cercare altrove la nostra ragion di vivere. Questo compito non mi pare esaurito. La nostra personalità, dirò vietamente la nostra validità, ci viene appunto dal continuato, inesauribile confrontarci ed opporci al mondo degli altri, donde traemmo le maggiori sorgenti di felicità e più spesso di dolore. Io credo non potersi prescindere oggi, diventati individui razionali oltre che poetici, oggi che tutti, attraverso varie strade, crediamo d'essere uomini o quantomeno individualità pensanti, dal nostro capitale di sofferenze che accumulammo attraverso anni non facili e non limpidi di ricerche, di asciutta noia, di inesprimibili attese, di incerte deduzioni. Tu tendi alla verità, sta bene, come io e gli altri, credo. Ma la mia verità non è ancora il cercare la felicità per gli altri, là dove tende lo sforzo di Marx e la scepsi di Freud. Ma credi davvero alla felicità universale? Non come realizzabilità del concetto, ma come condizione ideale d'esistenza? Non conosco cosa più noiosa della felicità, dice Shaw. E una volta tanto non è il consueto sterile paradosso. Ma pensa a uno stato perenne di bovina mancanza di desideri, a un inalterabile, interminabile stato di grazia. Non lo vedi confinare con la noia? Non credi preferibile i violenti dinosauri di questo o un qualsiasi dopoguerra? Come potremmo darci noi agli altri? In che cosa possiamo differenziarci da essi? In che modo possiamo sperare di restare presenti anche dopo la nostra scomparsa materiale? Non abbiamo da regalare che la nostra solitudine, la nostra unica investitura di nobiltà. Cercare affratellamenti vuol dire negarla, negarci, aver paura. Dagli altri siamo differenti perché riusciamo a sentirci soli ed essi credono di essere tanti, perché sappiamo ridere di noi stessi ed essi non lo sanno. E di se stessi dimenticano, e anche tu, Luigi, tra poco non saprai più ridere di te stesso, perché sappiamo godere di noi stessi ed essi hanno bisogno di sentirsi insieme, carne contro carne. Io credo che potremo morire in pace, sapendo d'aver speso coerentemente la nostra giornata, non tradendo né svisando le idee che informarono i nostri anni migliori, i fervidi anni che segnarono il trapasso dall'adolescenza alla giovinezza. In quegli anni abbiamo scambiato parole, abbiamo sentito affetti, abbiamo inventato giochi meravigliosi. Non perdiamone il gusto, non vergogniamocene. Perderemo di individualità proprio nel relegarli in soffitta come reliquie indifferenti, ma ricreandoli e sia pur sviluppandone il senso e l'estetica, terremo fede agli impegni più sacri, quelli con noi stessi. Non tradiremo la nostra vocazione. L'unico merito che mi dovete riconoscere da quando sono tornato dall'aldilà è di non avervi troppo costretto ad ascoltare narrazioni di me stesso. Oggi, che ti sento inspiegabilmente e dolorosamente lontano, voglio dirti qualcosa. C'erano notti di 12 ore,
in cui, incatenato come Plauto alla macina del mulino, lì alla mola a smeriglio, facendo passare uno dopo l'altro i cingoli sempre più pesanti, con le gambe che si piegavano e la gola che si chiudeva dalle scorie di ferro, che ho maledetto nostalgie, cultura e intelligenza. C'erano mattinate da 20 gradi unter null sotto zero, quando percorrevo su e giù una lastra di ghiaccio, un chilometro avanti e un chilometro indietro, la strada dell'Inn alle baracche, curvo sotto una barella colma di pietre, con le SS implacabili, col terrore del cielo limpido e delle interminabili sirene, con le spalle frantumate e l'odio secco che diventava desolata bestialità, che ho sperato di non tornare, di morire. Ho pregato Dio, ho invocato la mamma, sono sparito negli altri. Là non si era che bestie, quadrumani che raccattavano i torsi di mela, che trascinavano gli occhi vividi e le caviglie infiate, tutto il giorno come marionette con lo spasimo del frustino. Pure fu mio orgoglio affermare che non mi ero piegato. Pure, adesso mi esce. Pure fu mio orgoglio affermare che non mi ero piegato. Scusate. Uff. È tutta recitata, l'avete capito? Sono un vecchio satiro, un vecchio guitto anche io. Con la voce di Gassman, ma con un'anima salciana. Ecco. Pure fu mio orgoglio affermare che non mi ero piegato come tanti altri, che per quanto possibile non avevo rinunciato alla mia dignità di uomo. La tentazione della scimmia era forte, era facile scomparire, annullarsi. Io so di aver resistito, e su di me anche troppo. Voglio dire che se questa esperienza, sufficientemente lunga e scottante, non ha essenzialmente modificato il mio carattere e le mie tendenze, possibile che un breve esilio, un così esiguo periodo di non stare assieme abbia potuto capovolgere la tua Weltanschauung? Non credi sia incertezza di carattere e quindi di personalità? Dici che su noi grava il senso di colpa. Io ti oppongo il senso dell'ingiustizia. L'ingiustizia del nascere, del vivere così, dell'aver cervello alla reverie, della solitudine, della disperazione, di chi ha sfortuna e di chi ha fortuna. Non c'è altra spiegazione. La vita, se l'accettiamo, è da considerarsi in funzione di noi stessi, che non è egocentrismo, ma accollarsi le proprie responsabilità. Estroflettersi è presunzione o debolezza. Luigi Squarzina a Luciano Salce, Forlì e Faenza, gli ultimi dell'anno 1945. Frasi severe le tue, Luciano, sincere però e autorizzate. Sinceri cerchiamo di proseguire l'azzardo dei reciproci rendiconti. Da parte tua qualche equivoco sulla mia lettera c'è stato, ma equivoco fondamentale mi appare l'attribuirmi come mio sogno e scopo attuale la felicità di tutti o del maggior numero. Lascialo sognare ai marxisti in malafede. Pessimo, Luciano. Ecco, ciò che amo in Marx, in Freud, in Nietzsche, senso della crisi, rivolta, disprezzo per le eredità psicologiche della civiltà cattolica, per la metafisica, per la morale. E chi se ne frega? Chi se ne frega della felicità di tutti? D'accordo che sarebbe noiosa e inutile a me, ma questo, appunto, è il difetto del senso di colpa, che, non responsabili, siamo oppressi da un peccato la cui redenzione non redimerebbe nulla. Se no, se di là della rivoluzione ci fosse davvero la catarsi, uomini come me si metterebbero i paraocchi e si butterebbero a corpo morto nell'azione. La rivoluzione non è la fede che io cerco, e invece una necessità dialogica dell'organismo sociale. Un fatto bruto,
appassionante, ma sgradevole per le sue conseguenze sull'individuo io. Tant'è vero che in un'ampia lettera da Modena, che replica in anticipo alle tue accuse e ai tuoi allarmi, ti ho scritto che spero, per rompere il vetro, non già nella rivoluzione che sarebbe l'estroflessione, l'incertezza di personalità, il tradimento o almeno l'errare contro cui mi metti in guardia, ma in tre elementi ben precisi, ben più individuali, ben più ereditati dalla gloriosa adolescenza: l'amore, l'amicizia, il lavoro nel teatro. Vedi tu, non c'è posto in un sistema così per ciò di cui mi accusi. Il tormento non è che il mondo vada male, non è così oggettivo. Il tormento è di sentirmi anch'io, chissà perché, in colpa per questo andar male del mondo. Ecco il senso di colpa, ennesima faccia dell'inferiority complex, al quale si sfugge solo con reazioni energiche, principalmente il prendere coscienza del problema e tenersene quotidianamente avvertito. Ho un desiderio pazzo di vedervi, perché ho da raccontarvene delle belle e da voi vorrei sentire tutto quel che avete fatto dopo la mia partenza. In quel tutto c'è della gelosia. Mai quanto adesso sento di vivere per il gruppo, per la piccola polis ideale dove, se terremo fede agli impegni, si realizzerà per ognuno di noi una vita la più completa possibile. Il nostro patto deve essere squisitamente irrazionale, un creo qui absurdum, ed è così proprio perché siamo diversi. Un'alleanza razionale fondata su parallelismi vedrebbe i rischi del tempo, degli interessi, della crisi. Perisca la logica, ma trionfi l'amicizia. Luigi. Grazie.